Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Facciamo solo un piccolo vlog per parlarvi degli incontri che abbiamo fatto in Australia. E, iniziando da adesso, nel senso, siamo qui di fronte a un meccanico parcheggiati perché... Cos'è successo? Allora, stavamo andando a fare una gitarella, si è accesa una spia e il meccanico ci ha detto che c'era qualcosa da cambiare, però sarebbe stato meglio non muoverci. Esatto. Perché... ci ha consigliato di non muoverci per non peggiorare il problema. Era venerdì e ci avevano chiuso il parcheggio, quello gratuito, perché c'era la regata. Il triathlon, sì, di Devonport. Questo fine settimana c'è il triathlon di Devonport con le gare di barche che fanno un rumore assurdo. Fanno tutto, di tutto. Sì, e quindi ci hanno chiuso il nostro parcheggio. Noi stavamo andando via e avremmo campeggiato da un'altra parte. Allora cosa ha fatto il meccanico? Praticamente noi gli abbiamo detto va bene, però noi non sappiamo dove andare perché comunque la zona dove stiamo non possiamo andarci, non vogliamo pagare un accommodation perché non vogliamo spendere soldi. E gli abbiamo detto se a te non dà fastidio noi stiamo anche qua davanti. E mi fa no, va bene, poi ci ha pensato un po' e ci ha anche dato le chiavi dell'officina. Per poter entrare, usare il bagno. Notte, sì. Usare il bagno di notte, certo, se volete attaccare l'elettricità potete, fate quello che volete, insomma. E quindi, questo, cioè, insomma, assurdo quanto è disponibile questo signore che non ci ha mai visto, sì, prima. Sì, anche perché dobbiamo star qua tutto il weekend. Questo. Perché il pezzo arriverà lunedì e martedì, credo. Sì, non si sa, però ha detto che lo deve ordinare, quindi arriverà e tutto. Anche perché sabato e domenica tutto non si lavora, non si fa niente qui. Quindi, sì. Saremo qui per almeno due o tre giorni. Possiamo usare il bagno, abbiamo le chiavi dell'officina. Aspetta, dove sono? Abbiamo le chiavi dell'officina. Siamo padroni di un'officina adesso. Sì. E appunto noi abbiamo già fatto una notte qua davanti, abbiamo dormito, adesso stiamo per cucinare. Fatto sta che ieri sera stavamo cucinando qua fuori, è passato un signore con i cani, ci ha visto e insomma si è fermato a parlare e fa ciao ragazzi, ma come siete qua, bla bla, da quanto siete qui? Gli abbiamo spiegato la situazione, fa ah se volete io abito qua dietro, ho i polli o le galline che fanno le uova, però ne ho troppe per me, ne volete un po' qualcuna gratis? E ci ha portato sei uova gratis, così. Ci ha detto non preoccupatevi, io abito qua dietro, ci ha spiegato, se ve ne servono altre venite, chiedete, non ci sono problemi, ve le do, così. Va bene. Grazie. E questo, poi vabbè, adesso una signora che era qua dal meccanico ci ha chiesto se volevamo un passaggio in città, visto che la nostra macchina non la possiamo usare, non la possiamo usare, però noi siamo appena tornati dalla città, camminiamo, non è così lontano. Tra l'altro lunedì è tornato anche il vicino di casa del meccanico e ci ha dato il cavo per attaccarci alla sua elettricità e la password per internet, per il suo wifi. Cioè, quindi siamo come a casa. E così, cioè, incontriamo un sacco di persone stradisponibili e... E carine, che ci aiutano, cioè, sì. Come, non lo so, mi sembra troppo strano. Anche, eravamo a Stanley... questa signora che stava viaggiando con un'amica, lei è del New South Wales, abita vicino a Sydney, ci ha visto, eravamo lì a cucinare le piastre e ci ha visto, ci fa ciao ragazzi, bla bla bla, cosa fate, dove siete eccetera. Andati? Ah, perché se volete io abito vicino a Sydney, quando passate di lì, se volete vi posso offrire la doccia, la lavatrice, perché so come ci si sente a viaggiare, quindi ogni tanto c'è bisogno di una doccia calda, di rilassarsi un po'. E niente, ci ha dato il suo indirizzo, ci ha dato i suoi contatti. Quando passate di lì fatemi sapere. È una cosa che non ho mai fatto, però. E questo, cioè, volevamo condividere con voi questa cosa, queste belle esperienze che facciamo. Anche perché avevamo letto alcuni blog e preparatevi ad essere visti come gli zingari, la gente vi guarderà male perché siete degli immigrati. Sì. E venite come in Italia guardiamo gli immigrati. A me non è sembrato per niente finora. No, cioè o le persone che scrivono queste cose sono sfortunate a beccare persone che appunto hanno diverse reazioni, però... Come siamo stati sfortunati noi con Vanilla, per esempio, siamo qua fermi dopo un mese. Sì. Vabbè, o come siamo stati sfortunati noi a Melbourne con gli italiani. Vabbè. Alla fine anche noi adesso, gli italiani che ti danno lavoro, mai più. E magari è questione di fortuna gli incontri che si fanno. Mi sembra strano che... scrivere alla fine di un viaggio del genere e preparatevi ad essere visti in questo modo. Può capitare magari una volta, due, sì, ma noi siamo qua da sempre. 4 mesi, ormai non c'è mai successo. È vero. Anzi, vabbè.
tutti, anche la gente che ci chiede, ah, dove siete backpacker, scusa, che viaggio state facendo, dov'è, sì, che sì, siete già stati? Ci danno i consigli, andate a vedere, andate questo, di qua, io sono di queste parti, c'è questa cosa da vedere. Sì. Finora nessuno ci ha mai né guardato male, né, non lo so. Sì, tutt'altro, tutt'altro. Boh, forse c'è speranza per l'umanità. Chiudiamo con questa perla di saggezza. Si parlava con Lars Shepperton, che boh, è saltato fuori chiedendo, secondo voi nel mondo ci sono più persone cattive o più persone buone? E alla fine ti viene da dire, sono più le persone cattive, perché nei telegiornali, i giornali ti riempiono la testa di brutte notizie, di persone che fanno cose brutte. Vabbè, ma perché, scusa, tu in Italia quanto tempo ci hai vissuto? Quanta gente così hai incontrato? E appunto dico, però, no, il discorso è nel mondo. Però appunto, se io devo fare adesso, se devo pensare nel mondo, dico, ok, quello che ho vissuto in Italia mi fa pensare ci sono più persone cattive. Però adesso che sto viaggiando, forse mi sto ricredendo, forse non è vero, ci sono dipende tante anche da dove viaggi, buone. Probabilmente, cioè dipende proprio, credo, dalla cultura del posto. Anche dalla cultura, è vero, perché qui sono molto più patriottici, diciamo, nel senso che appunto ti danno i consigli, cercano di farti esplorare al meglio, farti vivere al meglio l'esperienza. Forse per quello, cercano di fare bella figura. Forse cercano di fare bella figura, esatto, può darsi. Forse devono cercare di riscattarsi dal passato di schiavitù verso gli aborigeni, vabbè. No, magari anche proprio dal passato di, questa era una colonia penale. Ah già, era una colonia penale. La Tasmania poi. Erano tutti assassini, sì, e ladri, vabbè. Niente, dai, questo video è già durato troppo. Probabilmente lo taglieremo un po' e qua un po' là. Vedremo, no, sì, vedremo cosa fare. E non lo so, lasciateci un commento sulle vostre impressioni, cosa pensate voi di questa cosa che vi abbiamo raccontato, di questa cosa, di questa esperienza. Avete mai fatto esperienze del genere? Dai, niente, ci vediamo al prossimo video. Scusate se per caso vi abbiamo annoiato. E siate delle brave persone.